concorrenti lasciano il programma con vincite importanti, ma era previsto così? Max Giusti svela le strategie e chi è a farne le spese. Affari tuoi, continua ad incassare numerosi successi. Malgrado il timone sia passato dal veterano della kermesse sanremese, Amadeus a Stefano De Martino. L'ex marito di Belen ha convinto più di Amadeus lo scorso anno. Non sono, però, mancati anche scivoloni da parte sua. Ecco cosa ha fatto infuriare il pubblico. Il gioco dei pacchi continua ad essere una conferma e a tenere attaccati davanti al piccolo schermo milioni di italiani. Il programma abbraccia vari tipi di spettatori, dal momento che si tratta di un format semplice e vincente. I protagonisti dello show sono 20 concorrenti, ognuno proveniente da una regione d'Italia. Tutti hanno la possibilità di vincere denaro, e spesso anche ingenti somme. Ciò che tiene lo spettatore attaccato alla TV, è proprio la tensione, componente principale del gioco. Questa sale ogni volta che il concorrente deve scegliere quale pacco deve eliminare. L'ansia sale in concomitanza del timore, che sia proprio quel pacco scartato, ad essere quello vincente. La figura più attesa dello show è sicuramente quella del dottore, il personaggio misterioso al quale si affidano le proprie sorti. Quest'ultimo, infatti, propone offerte per acquistare il pacco del concorrente. Qui a vincere è la strategia, quindi non si tratta solo di fortuna, ma anche di scelte pensate, che rendono il tutto imprevedibile. L'istinto e la capacità di essere pronti a rischiare, giocano un ruolo fondamentale. Una macchina perfetta che abbraccia diverse emozioni, dalla tensione al divertimento. Il mistero più grande, però, si cela dietro le vincite. A spiegarlo è stato Max Giusti nel podcast Tintoria di Stefano Rapone e Daniele Tinti. Ecco cosa ha rivelato l'ex conduttore del game show, Max Giusti, il retroscena su Affari tuoi che nessuno si aspettava, non è solo fortuna. Il programma dei pacchi che si basa principalmente sul fattore C dei concorrenti, continua a conquistare consensi da parte del pubblico. Intrattiene e diverte i telespettatori, che ogni sera sono sintonizzati su Rai 1. Ma cosa ci cela dietro uno dei programmi italiani più amati? La verità è che sembra esserci un vero e proprio meccanismo dietro le vincite, quindi non si tratta solo di fortuna. A svelare il retroscena è stato il comico Max Giusti, che con il suo fare divertente ha raccontato che il gioco ha una soglia massima di vincita, quindi di soldi messi a disposizione. La possibilità che questo tetto massimo venga superato c'è, ma questo è a discapito di qualcuno. A farne le spese, infatti, sono i dirigenti. Ad ogni puntata, a detta di Giusti, si potevano vincere fino a 33.000 euro, se si creava una situazione non prevista, e quindi la figura del dottore non riusciva a persuadere la volontà del concorrente a non rischiare, c'erano delle conseguenze. In caso di vincite troppo alte, i dirigenti venivano mandati a casa. A volte ho visto dei dirigenti Rai andare via dopo i 500.000 che piangevano perché non sapevano come fare e io godevo come un pazzo perché tanto mica erano soldi miei, che me frega. Spiega, sorridendo il conduttore.